Parlaci del libro, di quello che volevi dire al seguito dello spettacolo teatrale che hai portato in giro con grosso successo di pubblico. Parlaci anche del teatro, di quello che è l'idea iniziale di Propatria. Ma guarda, in realtà è una cosa molto semplice. Qualche anno fa Mario Martone mi ha detto: sto lavorando ad un film, il tema è il risorgimento, o meglio alcune storie di quel periodo. E io gli ho detto che non ero molto interessato al tema. Lui mi ha detto: a me piacerebbe che tu lavorassi pensando ad una lettura per il Teatro Stabile di Torino, da fare una volta, due volte, un paio di giorni così a Torino per i 150 anni. Per cui ho cominciato a lavorare su un tema che mi ha dato lui, cioè la Repubblica Romana del 1849. Io non ho nessun interesse nei confronti di una storia così lontana che in qualche maniera parla solo indirettamente della condizione che viviamo. E mi è capitato di lavorarci sul passato, sulla seconda guerra mondiale, e ho sempre letto una certa, come posso dire, indisposizione a pensare che quella fosse una storia legata al presente. Anzi, in questi ultimi anni, soprattutto quando si parla del passato, sembra sempre che si parli male del passato per parlare bene del presente. Come dire, una volta eravamo davvero infami, oggi non siamo più fortunatamente così, e non è vero. E però invece tutte queste storie che stavo raccogliendo erano tutte storie legate al carcere soprattutto e ad una idea di rivoluzione spesso molto vaga, imprecisa e comunque quasi sempre fallita, nonostante ci avesse dietro una spinta molto personalmente molto bella. Perciò alla fine chiudo, ne è venuta fuori una storia che parla sì anche del passato, del risorgimento, della seconda guerra mondiale e anche degli anni 70 e degli anni della lotta armata. È la storia di un detenuto che sta in carcere oggi, in carcere qualche anno fa, aderisce ad una formazione dei guerriglieri, che possono essere BR, prima linea, un'altra qualunque, e aderisce in carcere, quindi in qualche maniera è un rivoluzionario sconfitto due volte, una volta perché quella stagione è stata una stagione di grandi sconfitte e poi perché lui aderisce quando la sconfitta si è già consumata. In realtà che poi i parallelismi col presente tra la rivoluzione da cui è nata poi la Repubblica Romana sono tantissimi e tu li affronti poi all'interno dello spettacolo, almeno il libro ancora non ho avuto il piacere, e li affronti con molta autoironia nel personaggio, cioè gli dai il giusto peso e però dai tantissimi spunti di riflessione anche sul presente, sulla situazione delle carceri in Italia, su come viene concepito, sull'idea del carcere che c'è adesso. Io penso che poi la finalità di un romanzo, di uno spettacolo teatrale, di un film, diciamo di un'opera letteraria in senso generale, sia il godimento dell'opera stessa. Chi scrive una storia normalmente, insomma, la scrive per scrivere una bella storia. È più interessante scrivere una storia legata al carcere, non perché penso che politicamente bisogna denunciare quelle condizioni, altrimenti farei un'inchiesta, un articolo, un documentario, insomma, cercherei di portarlo in una trasmissione televisiva, non lo so, qualcosa del genere, dei comizi, insomma, in giro per l'Italia, per il paese. Però credo che sia più interessante parlare del carcere piuttosto che di una storia d'amore tra adolescenti, perché una storia d'amore tra adolescenti è piena di finzione. C'è da dire che le carceri italiane, in generale il carcere come istituzione, le carceri italiane in particolare rispetto a tutte le altre che stanno in Europa, danno molti spunti per cercare di far capire quanto l'istituzione carceraria in generale sia un'istituzione criminale. Lo è in Nord Europa, dove il massimo della pena anche per un criminale che ammazza 70 persone sono 21 anni, lo è nei paesi dove ancora c'è la pena di morte, lo è in Italia dove c'è una pena che è peggio della pena di morte, che è l'ergastolo. Perché insomma molti detenuti che godono, diciamo, di questo strumento criminale della giustizia italiana chiedono più che altro di essere uccisi più che di farsi togliere la vita in quella maniera lì, ma farsi da togliere ogni giorno, ogni momento per 22 ore su 24 chiusi in cella, insomma chiedono almeno uccideteci, insomma fateci morire piuttosto che farci vivere in questa condizione disumana.